tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Nuovo episodio della carriera che torna dopo 3 settimane, quasi un mese, quindi un ritorno epocale dopo un'assenza lunga ma motivata, perché ero in Puglia, come sapete. Insomma, è uscito il video in cui vi ho spiegato che ho fatto l'animatore e quindi avevo finito i video programmati. Sono ritornato a Roma, una settimana in cui ho preparato qualche episodio che non sono riuscito a far uscire per un motivo molto semplice: mi sono preparato per andare a fare il workshop di Sport Italia che c'è stato dal 9 al 14 settembre e che ho vinto. Quindi adesso entrerò a far parte della redazione di Sport Italia con uno stage di 3 mesi e poi con l'eventualità di rimanere insieme. Questo che cosa significa? Che oggi torna la carriera, ci sbrighiamo a finirla perché ovviamente bisogna volare dato che sta uscendo FIFA 20, ma noi anche per rispetto giustamente ho deciso di riprenderla e finirla, anche perché siamo in un momento del campionato, della stagione, fondamentale, perché in questo episodio, come avete letto dal titolo, c'è già il derby, c'è il ritorno contro il Valencia, derby peraltro scudetto, e poi torna anche la Champions, siamo a febbraio. Vi ricordo al volissimo di seguirmi su Instagram in modo che restate aggiornati su di me, sui miei impegni e sui miei movimenti, perché in queste settimane usciranno gli ultimi episodi, come detto, di questa carriera che su FIFA 20 difficilmente ci sarà, ma ci arriveremo in qualche video che uscirà prossimamente. Per il momento finiamo questa. Prima di partire, oltre a Instagram, vi ricordo di scaricare OneFootball, che è la migliore applicazione sul mondo del calcio, in forma a 360 gradi su calciomercato, risultati in tempo reale, qualsiasi tipo di campionato. Personalmente mi sta aiutando tantissimo perché a Sport Italia dovrò commentare il campionato belga, scozzese e tuzia guapelata e non li conoscevo, quindi ci sono anche quelli, c'è davvero di tutto, insomma la trovate in descrizione. Per il momento vi lascio al video, non vi rubo altro tempo, grazie per avermi aspettato, per aver aspettato questo ritorno della carriera, supportate questo episodio e i prossimi. Un bacione, never give up e bella rega. Come vedete qui dal calendario, apriremo con il Getafe, una gara in teoria tranquilla, ma sappiamo che quelle sulla carta tranquille non vanno mai sottovalutate. Poi per l'appunto il ritorno contro il Valencia, quarto di finale di Coppa del Re, si gioca dopo il 2-2 dell'andata al Wanda Metropolitano, e poi l'avete già visto in grafica, derby, sfida scudetto, Real Madrid. Siamo a meno 3 al momento dal Real, quindi battere il Getafe è un obiettivo, battere il Real pure. Detto ciò però possiamo partire, avanziamo col calendario, concentriamoci su questa prima sfida che sarà quella contro il Getafe, e ovviamente saluto anche chi sta guardando l'episodio in Premiere, perché la modalità è sempre quella: fate un pronostico per questa sfida qui e per le altre dell'episodio e partiamo. Dopo una sconfitta dal sapore beffardo come quella contro la Real Sociedad e un pareggio addirittura molto fortunato contro il Valencia alla Mestalla, per l'Atletico Madrid è il momento di ricominciare a correre, anche in vista di un episodio che abbiamo già presentato e che sarà pieno di sfide complesse, proprio quella contro il Valencia, quella contro il Real Madrid, ma già questa di oggi non va sottovalutata. Buonasera dalla Wanda Metropolitano, benvenuti ad Atletico Madrid Getafe. Così in campo i colchoneros, c'è Oblak ovviamente confermatissimo tra i pali, una difesa leggermente rimaneggiata perché c'è Ake al posto di Kimpembe, il centrocampo è completamente rimaneggiato, Moya e Pareco i titolari con Insigne, Correa e Martins alle spalle del Ciolito Simeone. Insomma, un Atletico che fa rifiatare dopo un periodo comunque pieno di partite alcuni dei titolari, ma un Atletico che, torno a ripetere, ha bisogno di vincere. Colchoneros che hanno fatto vittime illustri in questo periodo, ricordiamo nello scorso episodio il Barcellona eliminandolo dalla Coppa del Re. E allora è tutto pronto col Ciolito Simeone che tocca il pallone, è cominciata Atletico Getafe. Qui al movimento di Gelson, lo ha visto Alderweireld, ottima palla verticale, grande aggancio della 18 che mette il cross sul secondo palo verso Insigne con l'ottima copertura in calcio d'angolo di Wolfquist. Primo squillo dei colchoneros, comunque può tornare sul pallone, ottima giocata del 18 che sterza, lascia Correa col destro, Soria devia in calcio d'angolo perché non credo l'abbia tenuta, anzi sì, Aleko l'ha tenuta, poi offre a Moya che non è un gran tiratore, apre quindi su Arnold. Palla centrale per Correa che si gira e prende solo l'esterno della rete. Simeone, occhio che sta partendo Insigne a sinistra, il pallone gli arriva, grande lancio di Moya, Insigne entra in area, defilatissimo, deve accentrarsi sul destro a giro, Soria, poi c'è Gelson, piano piano con Fazio, alla fine Correa due volte e la seconda è buona. Angel Correa col sinistro fa 1-0 per l'Atletico Madrid. Al quarto tentativo in un'azione l'Atletico va avanti. Occhio però alla reazione pericolosa del Getafe con la palla interna e il salvataggio di Oblak monumentale in modo defilato. Occhio a Correa che si ripropone e c'è la palla infilata splendidamente. Occhio al 10 che la mette morbida sul secondo palo. Gelson Martins al volo col sinistro, voilà, è 2-0 per i colchoneros. Pareco con K
calma, aspetta ancora Insigne, lo fa pedalare in contropiede, si scopre tantissimo il Getafe a questo punto, corre Insigne, contro Soria, col sinistro, non sbaglia nemmeno Lorenzo Insigne, Atletico 3, Getafe 0. Quindi il tocco esterno che è per Lucas Hernandez, avanza il 21, quindi Correa, occhio al movimento di Simeone centrale, da solo di fronte a Soria, destro a giro e 4-0 per l'Atletico Madrid che cala il poker, a segno anche Giovanni Simeone. Toni Moya, il vicino Pareco, pallone per il 14 da Ken, visto Simeone, lo serve, occhio al Ciolito che vuole la doppietta e la trova Giovanni Simeone, 5-0 Atletico. E mancano ancora 24 minuti al 90esimo. Una partita che dovrebbe finire e infatti l'arbitro pone fine alle sofferenze del Getafe. Vince l'Atletico 5-0 questa giornata di campionato. Molto importante questi tre punti, molto importanti questi tre punti, perché intanto ci rilanciano. Ribadiamo, l'Atletico veniva da una sconfitta in trasferta contro la Real Sociedad e poi da un altro pareggio sempre in trasferta contro il Valencia in Coppa del Re. Adesso, prima di questa sfida contro il Valencia, abbiamo vinto e quindi in maniera più convincente che mai, giocando un buon calcio con una formazione anche molto rimaneggiata. Ora vediamo cosa succederà in Coppa del Re. Ma oggi siamo qui per commentare i quarti di finale di andata della Coppa del Re. Guedes la recupera in qualche modo, ancora con Dogbia, un gigante in mezzo al campo, sta facendo vedere di che passa è fatto Mertens, con Dogbia, ancora il tiro e con il sinistro, questa volta non perdona con Dogbia. Simeone in possesso del pallone, dentro per Pulisic, attenzione Pulisic in area, il tiro Pulisic, ancora Pulisic, decisivo come era stato con il Barcellona. In partenza ancora scoperto l'Atletico Madrid, Guedes il tiro e c'è subito 2-1. Ma che partita è, non c'è un momento di pausa. Attenzione, se avete problemi al cuore spegnete immediatamente il televisore, perché Valencia Atletico Madrid non è la vostra partita. Riesce a deludere la guardia degli avversari che è entrata in scivolata. Correa è fresco, la può mettere per Martens, i due nuovi innesti, quelli che entrano dalla panchina e la risolvono. Incredibile, ci ha visto lungo Marconi. Finisce qua. Ben ritrovati amici appassionati del grande calcio qui alla banda metropolitano di Madrid. È tutto pronto per il quarto di finale di ritorno tra Atletico Madrid e Valencia. La formazione di Federico Marconi chiamata a vincere dopo il pareggio 2-2 della partita d'andata. Adesso andiamo comunque a leggere la formazione della squadra di Federico Marconi. In porta c'è il numero 1 indiscusso, Oblak. Poi abbiamo anche Alexander Arnold, insomma un terzino di livello eccelso. Poi abbiamo Kimpembe e Alderweireld in difesa. Abbiamo Frankie de Jong, abbiamo Saul, abbiamo ovviamente Antoine Griezmann. E poi ovviamente anche il giocatore italiano Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra. Dall'altra parte occhio al Valencia, soprattutto a Thomas Müller. Anche ovviamente a Kondogbia centrocampo. Attenzione anche al 19 Benedetto. E poi ovviamente a Koke sulla fascia sinistra. E finalmente si parte dunque con l'Atletico di Madrid che tocca il primo pallone. Buona la respinta della difesa da parte del Valencia. Ha recuperato già il pallone però l'Atletico di Madrid. Il lancio a cercare Giovanni Simeone che si libera bene in area di rigore. Subito Simeone per il vantaggio atletico. Terzo minuto di gioco. Il numero 9 non sbaglia. Non sbaglia. 1-0 per l'Atletico. Ma che palla di Antoine Griezmann. E che giocata di Giovanni Simeone. Davvero straordinario. Esplode il Wanda metropolitano con il destro Simeone. Imparabile per il portiere del Valencia. E dunque subito si sblocca il match. E in questo momento l'Atletico sarebbe in semifinale di Coppa del Re. Adesso attenzione a questo calcio d'angolo affidato al sinistro di Saul, all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Kimpembe aveva staccato lui più in alto di tutti, non trova però lo specchio della porta e allora sarà semplice rimessa dal fondo per il Valencia. Qui rivediamo lo stacco imperioso da parte del centrale dell'Atletico, ex Paris Saint-Germain. Saul la sponda per Kimpembe, poi De Jong, ancora a prolungare per Simeone, la sponda per Griezmann sul fondo, conclusione dal nulla con il mancino da parte di Antoine Griezmann sul passaggio interessante di Simeone. Si è liberato benissimo il numero 7 dell'Atletico, non trova però lo specchio della porta con Neto che comunque sembrava essere sulla traiettoria.
3 di recupero concessi al direttore di gara in questo primo tempo. Vediamo se l'Atletico avrà un'ultima chance. Insigne, posizione regolare, attenzione, ancora Lorenzo Insigne prova ad entrare in area di rigore. Balbuena si impone con una scivolata un po' rischiosa ma efficace. E allora Bass sbaglia tutto, Griezmann, poi attenzione, Simeone, Neto, e poi il pallone lì, Insigne se lo divora, a porta vuota da un metro, non ci credo, ma che errore di Lorenzo Insigne. Con Doppia in verticale sulla destra per Dries Mertens, appena entrato nel Valencia, bello il tocco per Soler, posizione regolare, poi apre a sinistra a cercare Koke! Oblak! Paratone da parte del numero 1 dell'Atletico di Madrid, al sesto della ripresa. Al centro per Saul, attenzione, potrebbe puntare Saul, che pensa al tiro con il mancino. Eccolo qui, il corner battuto da Koke al limite dell'area, Mertens all'indietro per Kokelin, le finte da parte sua, potrebbe andare addirittura alla conclusione, preferisce il tocco, Raric, palo! Non è finita, il pallone rimane lì, Müller, Kimpembe, ancora Müller! Incredibile, occasione doppia per il Valencia, si salva l'Atletico qui con la conclusione di Thomas Müller, due pali nel giro di 20 secondi per il Valencia. 87esimo, 3 più recupero, attenzione a Müller, si apre Soler, posizione regolare, Oblak, strepitoso, in uscita. Che occasione per il Valencia, non è finita, siamo già dall'altra parte, Simeone, la sponda, Griezmann, Gelson Martins, posizione regolare sulla destra, c'è Simeone! Il 2-0 Atletico all'89esimo, Giovanni Simeone! E forse la chiude la formazione di Federico Marconi, l'assist straordinario di Gelson Martins, ma straordinario è anche il filtrante alto di Antoine Griezmann e poi la zampata alla Pippo Inzaghi dei tempi d'oro di Giovanni Simeone, poi Saul, e non c'è più tempo, finisce qui signori, la formazione di casa al Wanda Metropolitano che esplode in un unico urlo. Vince 2-0 sul Valencia, la formazione di Federico Marconi accede alle semifinali di Coppa del Re. E per oggi è tutto da Ivan Grieco, un saluto e alla prossima. E alla fine passiamo noi, ma che partita abbiamo visto, 2-0, neanche a farla apposta l'ha decisa proprio il Ciolito. Complimenti al Valencia che ci ha dato filo da torcere, complimenti a Insigne che ha sbagliato un gol che non ho capito come abbia fatto, cioè non si può, mi ha ricordato un der contro il Real Madrid l'anno scorso, ma comunque l'importante è essere passati, l'importante è che giocheremo la semifinale di Coppa del Re, peraltro vediamo già se sappiamo contro chi, sì, contro il Girona, e quindi apparentemente, non voglio dire nulla, apparentemente, insomma, dopo aver affrontato il Barcellona e il Valencia, una squadra meno blasonata, che però, permettetemi di dire, se è arrivata a giocarsi una semifinale di Coppa del Re c'è anche un motivo, quindi vediamo un po' da una parte noi, dall'altra il Real Madrid contro il Siviglia, quindi anche il rischio eventualmente di affrontare il Real in finale. Ma parlando di Real c'è il derby, c'è la partita scudetto, è incommentabile, abbiamo vinto noi, hanno vinto loro, 30 gennaio 2021 e si gioca al Wanda Metropolitano dopo aver vinto per 2-1 al Bernabeu la seconda giornata. Oggi è il momento di affrontarli, vediamo a che punto siamo, perché sicuramente veniamo da una sfida che ci ha portato via tante energie dal punto di vista fisico e mentale, però abbiamo fame, abbiamo voglia di agganciarli in testa alla classifica e già vincendo oggi c'è questa possibilità, ci sarebbe questa possibilità. Prima di partire col derby però una notizia per voi, perché Toby Alderweireld ha il contratto in scadenza, o meglio aveva il contratto in scadenza, già firmato con un altro club, e quest'altro club è il Real Madrid, neanche a farlo apposta. Questo giusto per scaldare un pochettino in più il derby. A noi chiaramente non cambia nulla, perché tra 6 mesi avremo finito la carriera, ma vabbè. Esistono i giganti, i potenti, quelli da sempre abituati ad essere i migliori, quelli che un secondo posto significa fallimento. E poi esiste chi ogni anno prova a cambiare la storia, chi si ribella, come quel gol di Gabi nel 2014 o quelli di Griezmann all'andata. Perché le cose possono cambiare, perché qui ci siamo anche noi, perché questo è l'Atletico Madrid. Dal Wanda Metropolitano di Madrid, benvenuti e buonasera. Questo è il derby, questa è Atletico contro Real. E non solo, perché anche e soprattutto la partita scudetto. 21esima giornata della Liga Santander, 42 punti per i giganti del Real Madrid.
39 per quelli che si ribellano, ovvero l'Atletico di Federico Marconi, che all'andata ha già battuto il Real alla Santiago Bernabeu grazie alla doppietta, come dicevamo poco fa, di Griezmann, e poi segnò un gol il Real Madrid nel secondo tempo, un gol che riaprì la sfida, ma così finì 2-1. Non sappiamo come finirà questa sera, chiaramente c'è tanta attesa perché è un girone che sostanzialmente aspettiamo questa sfida, questa occasione di ritornare in vetta, perché c'eravamo a inizio stagione, abbiamo perso il primato proprio a vantaggio delle Merengues, che stasera però vengono a casa nostra, e quindi non sarà un gioco da ragazzi, né per loro né tantomeno per noi, sia chiaro. Sarà una grande sfida, una sfida che giocheranno questi protagonisti. Avete visto Black, questa è la difesa più titolare che mai, c'è Alderweireld nonostante abbia già firmato per il Real Madrid al termine della stagione, c'è quel tridente alle spalle di Simeone composto da Griezmann, Martins e Insigne, ed eccolo qui il Cholito che viene da una doppietta contro il Valencia, doppietta decisiva per il passaggio del turno dell'Atletico che affronterà il Girona in semifinale di Coppa del Re. Questo invece Real con Courtois tra i pali, Tejero, Varane, Chiellini e Odriozola in difesa, poi Milinkovic, Savic, Llorente e Ceballos a centrocampo, il tridente offensivo composto da Lucas Vázquez, Depay e poi a sinistra avete visto voi e non io. Ma è tutto pronto, tocca il pallone il Cholito Simeone, è cominciato il derby di Madrid, è cominciata la partita scudetto, avvio di derby in quinta da parte di entrambe le squadre. E adesso attenzione che è il nostro turno, perché c'è la palla verticale verso Gelson Martins che la mette giù, al centro arriva Simeone, Gelson aspetta e crossa per Simeone, di testa sì, ma tra le braccia di Courtois. Lo fa verso Gelson, pallone anche interessante, e infatti l'Atletico riparte con Griezmann, da Insigne, si appoggia su Simeone che va da Gelson e è solo, entra in area e calcia col destro. Se l'è forse mangiato, perché chiude troppo la sua conclusione e calcia largo, primo squillo, prima palla gol dell'Atletico Madrid. Saul, occhio Insigne che fa movimento, Saul lo vede e infila un pallone d'oro per il 24 che entra in area, vuole anche il destro, lo prova a giro, deviato e tra le braccia di Courtois, la classica giocata di Insigne, stavolta forse un po' prevedibile però. L'arbitro chiude il primo tempo, Atletico 0, Real 0, questo ha detto il primo tempo del derby, è ancora lunga e in teoria noi abbiamo più bisogno di questa vittoria, quindi dobbiamo avere anche più fame nel secondo tempo, scoprendoci forse anche un po' di più e quindi rischiandosi, ma sicuramente ne avrà beneficio lo spettacolo. Verso Insigne che addomestica il pallone, lo gira non so come per Hernandez, che va da Saul, riparte l'Atletico, palla per Simeone, c'è anche Griezmann centrale che calcia questa volta e quasi piega i guantoni di Courtois. Il numero 35 del Real lo aspetta lì Lucas Hernandez e gli porta via il pallone ottimamente. Frankie de Jong vuole palla verticale, Gelson lanciato dal giovane centrocampista olandese, poi Griezmann, c'è Insigne a sinistra, visto e lanciato, palla magica, Insigne al volo, Insigne al volo, sblocca il derby, 1-0 per l'Atletico. Lorenzo Insigne, dopo l'errore contro il Valencia, risponde così, buca Courtois sul suo palo, fa 1-0 e momentaneamente porta l'Atletico in testa alla Liga. Non perfetto Courtois, perfetto invece Insigne, non si contiene Marconi in panchina, non potrebbe essere altrimenti, si sblocca il derby, si sblocca la partita a scudetto con questo signore qui, sesto centro in Liga. La palla diventa buona per Griezmann ed eccolo il capitano che può riproporre un tocco a sinistra e trova Lucas Hernandez, aspetta compagni in appoggio, va da Saúl dentro l'area, calcia con deviazione, quasi decisiva da parte di Llorente, Ames. Odriozola dentro per Lucas Vázquez che fa passare il pallone, chiude l'Atletico male però, attenzione a Isco, destro, Oblak salva tutto, parata decisiva quella di Oblak, ma gli abbiamo regalato noi questa palla gol perché eravamo in possesso e abbiamo fatto un errore incredibile. Grande Oblak, calcio d'angolo Real però, quando siamo all'84esimo. Parte Lucas Vázquez morbido ad uscire, Asensio la mette giù, prova a girarsi, Gelson due volte, alla fine l'Atletico riparte, sì, palla al 18, c'è anche e soprattutto Pulisic, lanciato verso la porta, va da solo contro Courtois, che non esce, corre Pulisic, destro palo e poi Gelson chiude la partita e porta l'Atletico in testa alla Liga, 86, è finita, Gelson Martins pulisce anche il Real, dopo Insigne, ed è game over, 42 noi, 42 loro, prepariamoci ad un finale di stagione al Cardiopalma signori.
Mariano col tacco per Ames Rodriguez, occhio al Real che torna avanti. Ames la difende e apre verso Odriozola. Al cross morbido, mette fuori Arnold, palla rimessa al centro, Black! E poi arriva il gol di Lucas Vázquez. Anche oggi come all'andata, prendiamo gol dopo essere sopra di due. E qui, molto fortunato anche Lucas Vázquez, ma caparbio, riesce a mettere in porta il gol del 2-1 che zittisce momentaneamente il Wanda Metropolitano. Possesso ad un giro d'orologio dalla fine della partita. Saul con Pulisic che vuole andare, ma chiaramente non lanciamo, teniamola incollata ai piedi perché è finita! Vince l'Atletico Madrid! Tutti sotto la doccia, siamo in testa alla classifica, pari merito con il Real Madrid. E si conclude qui la rimonta al vertice dei colchoneros che vincono il derby, stravincono il derby perché abbiamo fatto molto di più, ma come era prevedibile, quindi contestualizziamo anche la situazione di un Real Madrid a cui stava benissimo il pareggio. Real che quindi ha giocato una partita d'attesa e noi siamo stati bravissimi a punirli nel nostro momento migliore, un po' meno quando abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo concretizzate. Fortunatamente l'abbiamo vinta lo stesso e quindi dagli è così, siamo primi a pari punti. Ora vediamo come si svilupperà la seconda parte della Liga. Chiudo qui l'episodio e vi dico che tanto ne uscirà uno tra pochissimi giorni. Consigliatemi cosa fare a questo punto, perché la rosa ve la faccio al volo vedere, al di là dei giocatori stramorti dopo il derby e il Valencia, è questa qui. Mettete in pausa il video se volete rivederla in maniera proprio con calma, insomma. Consigliatemi se secondo voi bisogna fare qualche colpo in questo finale di calciomercato, eventualmente lo facciamo. Grazie per aver seguito questo, lasciate like se vi è piaciuto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, scaricare OneFootball e acquistare maglie se vi va su divise calcio top. In descrizione trovate tutti i social e link utili, iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, altrimenti bella regà, un bacione, never give up e ciao a tutti.